Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Don Bosco ti scrive: ricorda di prestare molta cura a come usi il denaro, perché chi vive nell'abbondanza si dimentica facilmente del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O gloriosissimo San Giovanni Bosco, che fosti sempre tanto compassionevole verso le sventure umane, guarda a noi tanto bisognosi del tuo aiuto. Fa scendere su di noi e sulle nostre famiglie le materne benedizioni di Maria Ausiliatrice. Ottienici tutte le grazie spirituali e temporali che ci sono necessarie. Intercedi per noi durante la nostra vita e nell'ora della morte, affinché possiamo giungere tutti in paradiso e inneggiare in eterno alla misericordia divina. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a San Giovanni Bosco. O Padre e Maestro della gioventù, San Giovanni Bosco, che tanto lavorasti per la salvezza delle anime, sii nostra guida nel cercare il bene delle anime nostre e la salvezza del prossimo. Aiutaci a vincere le passioni e il rispetto umano. Insegnaci ad amare Gesù sacramentato, Maria Ausiliatrice e il Papa. E implora da Dio per noi una buona morte affinché possiamo raggiungerti in paradiso. Amen. San Giovanni Bosco, prega per me. Graziato da Don Bosco. All'età di 17 anni, Luigi Novarese viene dimesso dall'ospedale elioterapico di Pietra Ligure, completamente guarito. Dopo 3 novene alla Madonna Ausiliatrice per intercessione di San Giovanni Bosco. Da questo momento in poi, il beato Novarese deciderà di dedicarsi agli ammalati. Il 19 marzo del 1923 sentì dolori atroci all'anca destra, tanto da non poter reggermi in piedi. Portato all'ospedale di Casale, il medico constatò una coccite destra con vari ascessi. Mi venne applicato un apparecchio gessato per tenere le gambe dritte, ma non potendo sopportarlo per il dolore prodotto dall'abbondante secrezione di pus, mi fu levato. E da allora in poi
dovetti usare le stampelle. Nel 1927 fui trasportato a Lourdes. Tornato a casa dopo un breve periodo, cominciai a fare qualche passo, ma il leggero miglioramento fu di poca durata, perché ricominciarono a rifiorire in tutto il corpo gli ascessi fino a raggiungere il numero di 21. Siccome parecchi dottori mi davano ancora pochi mesi di vita e dicevano quindi inutile ogni cura, mi recai all'ospedale Maria Vittoria di Torino, ove mi applicarono in più riprese altri apparecchi ingessati, ma con esito nullo. Di là, dietro consiglio del medico, il 3 aprile 1930 andai all'ospedale elioterapico di Pietralicore. In quell'ora di tanto sconforto scrissi al reverendissimo signor Don Filippo Rinaldi, rettor maggiore dei Salesiani, raccomandandomi alle sue preghiere e a quelle dei giovani dell'oratorio. Il buon padre mi rispose subito inviandomi anche la chiesa reliquia del Beato. Da quel momento posi tutta la fiducia in Don Bosco, trascurai perfino le prescrizioni mediche, per cui fu più volte rimproverato. Ormai avevo scelto per unico medico Don Bosco e le sue cure furono veramente efficaci, perché a poco gli ascessi si chiusero. Constatai sensibile e progressivo miglioramento, tanto che il 16 maggio del 1931 uscii dall'ospedale completamente guarito. Ora cammino e passeggio lungamente senza dolore alcuno e ho potuto riprendere gli studi. Riconoscentissimo al beato Don Bosco, depongo al suo altare le grucce usate per 7 anni, implorando continua la sua protezione su di me, sulla famiglia e su quanti mi aiutarono. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.